Oh, ecco, e passiamo giusto appunto al secondo talk della mattinata e vado ad introdurre il secondo speaker, che è uno sviluppatore full stack da circa 9 anni, è AWS Certified Solution Architect e Developer e si occupa di sviluppo e progettazione di progetti cloud native ormai da più di 6 anni, da quando cioè iniziò a lavorare in Spark Fabric, quindi lo conosco anche abbastanza bene. Negli ultimi anni in particolare si è specializzato in progetti serverless, principalmente su AWS. Quindi darei il benvenuto a questo evento a Francesco Benigno. Ecco. Ciao, ciao a tutti, ciao Edo. Ciao, ciao Francesco, come va? Come va? C'è neve anche da te? Beh, tutto bene, no, non c'è neve, c'è il sole. Il Ovviamente, vantaggio di ovviamente. stare a Ci vuoi Palermo. far rosicare per le tue temperature miti e il tuo sole invernale a Palermo. Bene, bene, bravo, bravo. Ma mi raccomando, buona fortuna e in bocca al lupo per il tuo talk. Io direi che ti saluto e lascio tutti a seguire. Ah, giusto, c'è anche delle slide, ok, funzionano bene. Dai, buon talk a tutti, ci vediamo più tardi. Ok, grazie. Allora, ciao a tutti di nuovo. Quindi, come ha già detto Edo, sono Francesco Benigni, sono un solution architect e software developer in Spark Fabric da circa 6 anni e negli ultimi anni mi sono specializzato in progetti nel mondo serverless. Con la presentazione di oggi vi farò vedere come poter deployare un'applicazione backstage con il servizio ECS di AWS. Quindi di cosa parleremo? Ovviamente di backstage e del servizio ECS, in particolare Fargate, ma daremo anche dei brevi cenni di Terraform, che è un tool di cui parlerò più avanti. Ci sarà anche una parte pratica, però, in cui andremo a vedere un attimo le funzionalità principali di un'applicazione backstage, creeremo dal vivo assieme alle risorse ECS con Terraform e poi faremo un deploy finale dell'applicazione. Quindi iniziamo, e ovviamente iniziamo parlando di backstage, che è definito come un Open Platform for Building Developer Portals. È un progetto creato da Spotify, nato nel 2016, inizialmente soltanto interno, ma che poi nel 2020 è stato reso open source ed è entrato a far parte anche della Cloud Native Computing Foundation come Sandbox Project. È stato sviluppato con tecnologie e framework moderni, infatti utilizza un'applicazione React nel front-end e dei router Express nel back-end. È cloud agnostic e vendor neutral, e soprattutto sfrutta integrazioni sviluppate secondo gli standard più recenti e può far leva anche su una community sempre più attiva. Ma perché è nato Backstage? È nato internamente per rispondere a una precisa esigenza, cioè quella di mettere ordine all'interno di un'azienda che cresceva a ritmi sempre più sostenuti e in cui l'ecosistema del software era diventato frammentato e complesso. L'onboarding dei nuovi sviluppatori era confusionario e richiedeva troppo tempo. I team erano rallentati dalla complessità dei servizi interni e si faceva fatica a reperire informazioni giuste. Quindi, una volta chiarito questo scenario, era evidente che andavano risolti questi problemi. Backstage è stato proprio il mezzo con cui si è arrivati a questo obiettivo. Ma torniamo un attimo indietro alla definizione developer portals, perché è una categoria prodotti abbastanza nuova, quindi è bene spendere qualche minuto in più per spiegare meglio cosa sono e cosa non sono. E ormai viviamo in un mondo che ha già visto e vedrà sempre di più una crescita nella popolazione degli sviluppatori. E questo quindi avverrà anche all'interno delle singole aziende ed è bene prepararsi per gestire questa crescita in maniera sostenibile. Inoltre, come abbiamo visto nel caso di Spotify, le aziende hanno visto negli ultimi anni una rivoluzione nel mondo del software con l'entrata in gioco dei microservizi e dei concetti di DevOps. E i sistemi, data la loro natura decentralizzata, sono sempre più complessi e sono formati da diversi pezzi che comunicano tra loro. Quindi questo sicuramente può portare a complessità di gestione e manutenzione che è importante non trascurare. Quindi in quest'ottica una developer portal non è soltanto una intranet per sviluppatori ed è più di un catalogo dei servizi. Spesso infatti viene definito come un unico front-end per l'intera infrastruttura di un'azienda. Questo perché integra tool di monitoraggio, security e testing, raccoglie tutti i servizi, prodotti e dati che i team utilizzano nel lavoro di tutti i giorni,
E soprattutto include anche la documentazione sia dei servizi stessi, ma anche documentazione aggiuntiva come guide, tutorial, documenti strategici e tanto altro. E il bello è che questo lo fa tutto in un unico posto, a prescindere da come e dove i singoli componenti sono effettivamente in esecuzione o da chi li gestisce. Quindi in sostanza permette agli sviluppatori di concentrarsi su quello che fanno meglio, cioè sviluppare codice, quindi riduce gli sprechi di tempo e soprattutto messaggi d'aiuto nei canali Slack che conosciamo bene. Ma quindi nel concreto cosa fa Backstage per gli sviluppatori? Innanzitutto permette di creare nuovi software in pochi secondi allineati alle vostre best practice. Questo perché sfruttando il plugin Scaffolder di Backstage è possibile creare dei template che rispettano tutti i vostri standard, e tramite un semplice form configurabile in Backstage, gli utenti e quindi gli sviluppatori sono in grado di creare nuovi progetti e velocizzare la fase di startup, facilmente. Poi include quindi il catalogo di tutto il vostro software, e questo permette sostanzialmente due cose. Innanzitutto di facilitare l'accesso alle informazioni di cui si ha bisogno, ma anche permette anche agli sviluppatori di aumentare la consapevolezza generale dell'ecosistema software in cui si è. In ultimo, ma non per importanza, visto che Backstage è sviluppato basato su tecnologie e framework ben conosciuti e utilizzati, permette agli sviluppatori di contribuire alla stessa dev platform, aiutando a mantenerla e anche aggiungendo nuove funzionalità. Ma quindi adesso che abbiamo un attimo capito meglio i vantaggi di Backstage, magari vi starete chiedendo come poter deployare la sua istanza in maniera semplice senza troppe preoccupazioni. E visto che Backstage è un software cloud native e che mette già a disposizione una Docker image, ci colleghiamo al secondo argomento di oggi, che è ECS. ECS è un servizio di AWS che è un container management system ed elimina il bisogno di installare, gestire e scalare l'infrastruttura delle proprie applicazioni basate a container. Con esso è possibile gestire i cluster delle nostre applicazioni, orchestrare i container delle singole applicazioni e soprattutto offre una profonda integrazione con gli altri servizi del cloud di Amazon. In realtà all'inizio ECS era nato per permettere la gestione di cluster e istanze C2 in maniera semplice. Questo andava benissimo, però comunque bisognava mantenere i propri cluster, quindi bisognava aggiornare i sistemi operativi, patcharli, aggiornare gli agents e tanto altro. Inoltre bisognava anche occuparsi di far scalare le istanze C2 in base al traffico che si prevedeva. Quindi per eliminare tutte queste preoccupazioni, AWS ha introdotto Fargate, che è un servizio che si collega a ECS e ci permette di preoccuparci soltanto delle nostre immagini Docker e dei nostri container. Come possiamo vedere dall'ultimo report di Datadog del State of Serverless, l'utilizzo di ECS con Fargate è aumentato negli ultimi anni. In particolare si è visto che tra i clienti che già usano servizi serverless come Lambda Functions, il suo utilizzo è aumentato di circa il 20%. E questo mette in evidenza due cose principalmente. L'interesse generale verso i servizi serverless, ma anche l'interesse verso la soluzione proprietaria di AWS per applicazioni a container. Di fatto l'accoppiata ECS più Fargate è diventata una delle migliori soluzioni di mercato in ambito serverless. Ma andiamo quindi a vedere meglio i vari pezzi in gioco e partiamo proprio da ECS, che quindi è l'interfaccia API che usiamo per lanciare, gestire e connettere le nostre applicazioni a container con le altre risorse del nostro cloud provider come load balancer o database RDS. A questo si collega Amazon ECR, cioè Elastic Container Registry, che è un container di immagini che ci permette di salvarle nel posto dove andremo a utilizzarle. E in ultimo proprio Fargate, che è il servizio che si ricollega a ECS e ci permette di lanciare container on demand senza pianificare in anticipo le nostre risorse e senza doverci preoccupare di gestire l'infrastruttura dei nostri cluster. Quindi andiamo un attimo a vedere meglio le caratteristiche tecniche del servizio e partiamo dalla task definition, che è lo strumento con cui appunto definiamo in maniera dichiarativa le nostre applicazioni. È qui che andiamo a definire i nostri container,
Le immagini Docker su cui sono basati, diamo informazioni riguardo le risorse, quindi CPU o memoria RAM, oppure indichiamo le secret che saranno disponibili all'interno del container o le variabili in ambiente. La definiamo con un formato JSON e ogni singolo cambiamento di questa definition determina la creazione di una nuova versione che rimane salvata. Alla task definition si accoppia il nostro registry di immagini Docker e insieme questi due elementi ci permettono di lanciare quello che CSS definisce come task, che sono delle vere e proprie istanze della nostra applicazione container basate sulla task definition. Questi però sono dei task one-off, quindi potrebbero non essere sufficienti per gestire il traffico in ingresso alla nostra applicazione, oppure, ancora più importante, potrebbero crashare da un momento all'altro per errore applicativo. Come possiamo risolvere questo problema? Con il service DHCS, che ci consente appunto di lanciare più task contemporaneamente, di configurare l'autoscaling dei nostri task e di rimpiazzare automaticamente eventuali task andati in crash. Inoltre ci permette di gestire in maniera più sicura i nostri deploy, perché consente un rollback automatico alla penultima task definition se per qualche motivo l'ultima dovesse avere problemi in fase di deploy. Al service è consigliato associare anche un application load balancer che ci permetterà di gestire il nostro traffico in ingresso in maniera uguale su tutti i nostri task. E l'ultimo pezzo in gioco dell'infrastruttura è il cluster, che come potete vedere racchiude i nostri task running e i nostri service e ci permette appunto di raggruppare logicamente task e service, mettere dei confini sull'infrastruttura in cui girano le nostre risorse e soprattutto mettere dei limiti anche sui permessi IAM che hanno le nostre applicazioni. Quindi, adesso che abbiamo capito meglio le caratteristiche del servizio, siamo quasi arrivati al momento della demo, però, come vi dicevo prima, voglio darvi giusto due cenni riguardo a Terraform, che è un tool che useremo durante la parte pratica. Cos'è Terraform? È un tool di Infrastructure as Code che ci permette di definire le risorse cloud e on-premises tramite dei file di configurazione che è possibile versionare e riutilizzare. Questi file ci permettono di costruire, cambiare e tracciare le modifiche delle nostre infrastrutture in maniera sicura ed efficiente. Questo perché li scriviamo in maniera dichiarativa e quindi andiamo a descrivere lo stato finale della nostra infrastruttura. Inoltre supporta tutti i maggiori cloud provider e offre anche un public registry in cui è possibile riutilizzare risorse e moduli senza dover riscrivere tutto da zero. Quindi a questo punto siamo arrivati al momento della demo. Ah, scusate, ancora no. vi parlo un attimo dei passaggi fondamentali di Terraform. Il primo è appunto quello della scrittura dei nostri file di configurazione, in cui andiamo a descrivere le nostre risorse che possono fare riferimento anche a più cloud provider contemporaneamente. Una volta scritti i nostri file, è il momento di utilizzare Terraform CLI, e in particolare il comando plan, che ci permette di creare un piano di esecuzione che, dato uno stato attuale, andrà a descrivere una serie di azioni che verranno effettuate sulla nostra infrastruttura cloud. Se il piano ci risulta coerente, è il momento di lanciare il command apply, che è quello in cui Terraform applicherà queste azioni, che possono essere di creazione, modifica o anche cancellazione di risorse, sul nostro cloud provider. Soprattutto lo farà rispettando l'ordine delle nostre risorse e anche eventuali dipendenze tra i vari moduli e le risorse. Adesso siamo veramente arrivati al momento della demo. Piccolo disclaimer, vedrete molti Terraform modules che ci servono per organizzare le nostre risorse, però non preoccupatevi perché non sono l'obiettivo di questa presentazione, quindi ve ne parlerò soltanto brevemente. Quindi andiamo alla demo e cominciamo, come avevo detto, guardando un attimo un'applicazione backstage. Questa è un'istanza che io adesso ho in locale e ovviamente per motivi di tempo non potrò parlarvi tutte le sue funzionalità, mi limiterò soltanto ai pilastri principali che compongono Backstage. E partiamo dal catalog, che in un'installazione di default è Backstage e anche l'home page, e come potete vedere raccoglie tutte le entità, quindi tutti i servizi della mia organizzazione. In questo caso
abbiamo già un'entità che ho creato in precedenza, che è un website di esempio. Quindi, se entriamo nella pagina dell'entità, possiamo già vedere molte informazioni che c'è da backstage, a partire da alcune informazioni base come la description, l'owner di questo componente, il sistema di cui fa parte e anche la tipologia, in questo caso website. Possiamo anche vedere un grafico molto utile che mette in relazione questo componente con altre entità di backstage. In questo caso possiamo notare appunto che il componente è di proprietà di questo user guest, fa parte di questo system che è un altro tipo di entità di backstage che ci permette semplicemente di raggruppare più componenti e possiamo anche vedere che questo website consuma delle API. Cosa sono delle API? È un altro tipo di entità di backstage. Come potete vedere è molto simile ai componenti, perché le informazioni più o meno sono quelle. La cosa veramente figa che dà è la funzionalità in più dell'API è questa, cioè la possibilità di avere uno swagger direttamente all'interno del backstage in cui possiamo andare a vedere tutta la definizione delle nostre API. Qui abbiamo un single endpoint ad esempio, però nulla vieta di aggiungere altri endpoint con payload più complessi e molto altro. Inoltre, configurando i server, è anche possibile testare le nostre API all'interno di backstage. Quindi, dopo il catalogo, passiamo al secondo argomento importante del backstage, che è la documentazione, che è sviluppata utilizzando il plugin di mkdocs, che è un generatore di siti statici a partire dai file markdown. Come potete vedere, ogni componente, ogni entità di backstage può mettere a disposizione la sua documentazione. In questo caso, il nostro sito di esempio include anche una documentazione, ovviamente molto semplice perché è un esempio, però qui potremmo avere molte, molte pagine, avere anche sezioni differenti e abbiamo anche una ricerca testuale molto comoda quando dobbiamo andare a cercare una singola informazione. L'ultima grande funzionalità backstage è quella dello scaffolder, che come vi dicevo prima permette di creare nuovi progetti velocemente. E lo facciamo tramite template backstage. In questa installazione possiamo vedere un unico template di esempio, che crea un servizio Node.js molto semplice. Quindi selezionando questo template, l'utente ha un form in cui può andare a mettere delle informazioni di base, come in questo caso il name, può indicare il sistema di cui fa parte, qua lo vediamo disabilitato perché in queste istanze di backstage c'è solo un system. Andiamo avanti. L'ultimo step è quello della scelta del nuovo repository. In questo caso l'host supportato è soltanto GitHub, ma backstage supporta anche altri host come GitLab o Bitbucket. Quindi vado a inserire l'owner del nuovo repository. E do anche il nome. Ok. Rivedo le informazioni. Se sono tutte corrette, lo creo. In questo momento Backstage si occuperà di lanciare questi step in maniera precisa. Sostanzialmente recupererà i file dal template, li utilizzerà per pubblicare il nuovo repository su GitHub e poi registrerà la nuova entità nel catalogo di Backstage. Quindi il risultato qual è? È un nuovo repository che contiene tutti i file di partenza del nuovo progetto, inclusa anche la documentazione e quindi i file markdown. E avremo anche la nostra nuova entità importata nel catalogo di backstage. Quindi adesso abbiamo visto le funzionalità principali di backstage, passiamo alla definizione delle risorse Terraform, risorse CS con Terraform. Questo qui che vedete è il repository dell'applicazione, in particolare Backstage è dentro questa cartella e qui potete trovare l'applicazione React e il backend in Express. Inoltre abbiamo la cartella Terraform dove appunto abbiamo definito la nostra infrastruttura con vari moduli. Ovviamente come potete immaginarvi, un'infrastruttura completa che possa ospitare backstage non include soltanto le risorse di ECS, ma anche altri tipi di risorse. In particolare, noi qua andiamo a creare una VPC sul cloud di Amazon, dei security group per regolare l'accesso alle nostre risorse, l'application load balancer che collegheremo a ECS, un database
RDS di tipo Postgres, quindi un'istanza, un bucket S3 in cui backstage andrà a leggere la documentazione tech docs e quindi i siti statici generati, e poi utilizziamo il parameter store per salvare alcune secret che saranno a disposizione del container, in questo caso le credenziali di accesso al database e il token di GitHub che gli permette di creare nuovi repository. E in ultimo un modulo IAM dove andiamo a definire due ruoli custom per dare i giusti permessi alla nostra applicazione. Quindi passiamo a definire nuove risorse e partiamo da ECR, cioè il nostro registry Docker. Come potete vedere abbiamo già preparato la cartella, e in particolare abbiamo tre file. Questo è il file principale dove andiamo a definire le nostre nuove risorse. Abbiamo un file di variable che definisce le variabili e il tipo delle variabili che questo modulo supporta, e poi un file di output che tra poco vi spiegherò. Quindi andiamo a definire il nostro registry e lo facciamo in questo modo, quindi aggiungendo una risorsa di tipo ECR repository, a cui diamo alcune impostazioni, gli diamo un nome, e settiamo alcune impostazioni di ECR come la tag mutability delle immagini o lo scan on push della stessa immagine, e poi diamo dei tag in più che ci permettono di ritrovare con più facilità le nostre risorse. E quindi il modulo ECR è completo, abbiamo bisogno di definire soltanto questa risorsa, però ci serve anche esporre l'URL di questo nuovo registry, perché sarà utilizzato da ECS per trovare le immagini Docker con cui lanciare container. È qui che entra in gioco il file di output, perché il file con cui Terraform ci permette di esporre da un modulo delle informazioni e delle risorse che abbiamo appena creato. In questo caso io sto creando una nuova variabile di output che contiene il repository URL del nostro registry di ECR. Quindi il modulo è pronto, a questo punto dobbiamo solo importarlo nel nostro main TF, che è il file principale di Terraform. Facciamo in questo modo. Come potete vedere, diamo la sorgente del modulo, che in questo caso è la nostra cartella ECR, e poi gli passiamo tutte le variabili che il modulo supporta. Ok, adesso è il momento di utilizzare la Terraform CLI che io ho a disposizione in un container Docker, e lanciamo il comando plan. Adesso Terraform controllerà lo stato attuale dell'infrastruttura e i miei file e farà un confronto. E il risultato è quello che mi aspettavo, cioè mi sta dicendo che andrà a creare il nuovo repository di ECR. Quindi il piano mi sembra coerente, quindi lancio l'apply, che per sicurezza lancerà comunque il nuovo il confronto dell'infrastruttura attuale. Ok. Mi dice sempre che andrà a creare soltanto il registry, quindi confermo. In pochi secondi il registry verrà creato. Ok. Adesso che è creato, andiamo a pushare una Docker image, che per motivi di tempo ovviamente io ho già preparato in locale, e la pushiamo nel nostro nuovo registry. Mentre l'immagine viene caricata, passiamo a definire le risorse CS. Anche qui abbiamo già a disposizione il nostro modulo, con il file principale dove definiremo le risorse e il file delle variabili, che come potete vedere qui è più grande e contiene molte più variabili. Adesso ve ne parlerò un po' meglio al dettaglio. Quindi passiamo alle risorse CS e iniziamo dal cluster, che è appunto quella caratteristica CS che ci permette di racchiudere le nostre risorse. In questo caso gli diamo un name, gli diamo alcuni setting, in questo caso stiamo abilitando i container insight del servizio ECS, e anche qui diamo dei tag. Poi andiamo a creare il nostro log group di CloudWatch, in cui ECS andrà a inserire i log delle nostre applicazioni, dei nostri container, e poi il pezzo forte, cioè la task definition. Come potete vedere è molto più grande, però non spaventatevi. Cosa andiamo a definire qui? Allora, innanzitutto alcune informazioni di base, come il nome della task definition, la modalità network, in questo caso può essere VPC, indichiamo le compatibilità, Fargate in questo caso, perché noi utilizzeremo Fargate, e qui indichiamo le risorse, quindi 0,25 CPU, in questo caso 0,5 di memoria RAM.
andiamo a indicare i due ruoli IAM che abbiamo definito in precedenza. In particolare l'execution role è quello che AWS utilizza per lanciare i nostri task, mentre il task role è quello che viene assegnato al task running. Per esempio, il task role conterrà il permesso per accedere al bucket di S3, dove c'è la documentazione di TechDocs. Poi, nella chiave container definition, andiamo a inserire il JSON con tutte le informazioni dei nostri container. Nel nostro caso abbiamo un solo container, quindi diamo il nome, diamo l'immagine Docker, l'URL dell'immagine Docker del nostro registry con un preciso tag, definiamo alcune secret che vengono caricate dal parameter store e non direttamente iniettate all'interno del container, in questo caso quindi le credenziali del database e il token di GitHub, e poi diamo altre variabili ambiente come l'URL dell'applicazione, l'host di Postgres, cioè l'host della nostra istanza RDS, oppure il bucket, il nome del bucket di TechDocs. Configuriamo i log, dandogli il log group di CloudWatch che abbiamo creato in precedenza, e poi impostiamo mappiamo le porte. In questo caso Backstage funziona sulla porta 7007, quindi è la porta che andremo a esporre nel nostro container. Anche qui diamo i tags, e ci siamo. L'ultimo pezzo in gioco è il nostro service. E definiamo in questo modo. E qui ovviamente daremo l'informazione, le reference del nostro cluster, che abbiamo definito prima, è la nostra task definition. Diremo che è il tipo Fargate, diamo il nome e la versione, qui indichiamo quante istanze di container vogliamo avere running allo stesso momento, in questo caso soltanto uno, e poi diamo alcuni parametri per la strategia scheduling dei task, oppure sullo stato del deployment. Ovviamente gli indichiamo che dipende sulla task definition e abilitiamo anche la possibilità di eseguire dei comandi, connetterci ai nostri task running ed eseguire dei comandi. Configuriamo il network, quindi gli associamo un security group delle subnet e poi, per ultimo, lo associamo al load balancer. Quindi indichiamo il target group e il load balancer, indichiamo qual è il nome del container a cui doveva connettersi e la porta. Quindi abbiamo finito con definire risorse, come abbiamo fatto prima con ECR, torniamo nel main TF e aggiungiamo la definizione del nostro modulo. E come avete visto prima, accetta molte più variabili in ingresso, in questo caso non sono soltanto delle variabili ambiente, ma molte sono delle variabili passate in output da altri moduli, come per esempio abbiamo visto prima l'URL del repository ECR o per fare un altro esempio, l'host del database di Postgres, che è l'istanza RDS. Per questo motivo, questo modulo ha questa chiave depends on, dove indichiamo tutte le dipendenze del modulo. In questo modo siamo sicuri che Terraform rispetterà il corretto ordine di creazione o comunque di modifica delle nostre risorse. Quindi abbiamo preparato tutto. A questo punto, intanto la nostra Docker image è stata pushata, quindi rientriamo alla CLI Terraform. Lanciamo di nuovo il plan. Ok, adesso Terraform ci sta dicendo che andrà ad aggiungere 4 nuove risorse. Sono ovviamente la nostra task definition, il nostro service di ECS, il cluster e poi il log group di CloudWatch. Quindi anche qui sembra tutto ok, quindi lancio il Terraform Apply. Ok, confermo. In questo caso nel giro di pochi secondi Terraform si occuperà di creare tutte le nostre risorse. Ok, completato. Quindi adesso se andiamo alla console di AWS, intanto possiamo vedere che abbiamo un nuovo registry con la nostra Docker image che abbiamo pushato poco fa, e poi se andiamo su Elastic Container Service possiamo vedere che abbiamo il nostro cluster che contiene un service al cui interno troviamo un task running. Lo vediamo in pending perché abbiamo appena fatto deploy, quindi ECS si sta occupando del bootstrap del nostro task
in pochi secondi dovremmo vedere il container running. Nel frattempo possiamo entrare anche alla definizione del container. Ecco, adesso è running. Qui vediamo alcune informazioni riguardo al container, come per esempio le variabili d'ambiente che abbiamo passato al nostro container. Possiamo anche vedere i log di CloudWatch. Ovviamente ci sta qualche secondo prima di caricarli, ma mi aspetto di vedere tra qualche momento i log di backstage. Eccoli qua. Qua possiamo vedere, per esempio, che backstage si è connesso al database RDS e ha lanciato le migrazioni, e si è anche connesso al bucket di S3 per TechDocs. E poco più in basso possiamo anche vedere, esatto, che ha lanciato l'HTTP server sulla porta 7007. Quindi a questo punto possiamo andare a questo URL. Ecco qua, vediamo la stessa istanza di backstage visto poco fa, però questa volta deployata sul cloud di Amazon. Abbiamo le stesse entità, sempre il nostro example website, la nostra API, la nostra documentazione, in questo caso presa dal bucket di S3, e abbiamo anche il nostro template Node.js. Ok, quindi abbiamo terminato. Grazie a tutti. Passiamo alle domande. Eccoci, ottimo talk, grazie Fra. Io direi che ci prendiamo una decina di minuti e ti faccio qualche domanda, tipo, qual è il modello di pricing di ECS? Ok, pricing, come molti altri servizi serverless, è un pricing che non prevede dei costi upfront e si paga soltanto, si pagano soltanto le risorse che si utilizzano. In questo caso si pagano i task running, e in particolare il pricing è basato sulle risorse utilizzate, quindi sul CPU e memoria RAM, e pricing è per minuto. Ok, ma tipo, quali sono i vantaggi di ECS rispetto a una soluzione che usa Kubernetes? Beh, i vantaggi sono innanzitutto la semplicità di gestione, perché non bisogna preoccuparsi di dover configurare Kubernetes in questo caso. Il cluster, possiamo fare un confronto con i task e il service di ECS corrispondono più che altro al pod e al deployment di Kubernetes. Però usando ECS non ci dobbiamo preoccupare di configurarlo e si occupa di tutto ECS. Quindi è più semplice magari iniziare un nuovo progetto, e soprattutto non richiede anche quella competenza da parte del team nel gestire l'infrastruttura. Chiaro. Ma senti, poi magari c'è anche un discorso di costi, perché magari soluzioni basate su Kubernetes possono costare anche un po' di più. Se parliamo per esempio di KS, che è il servizio di Amazon, che ci permette di gestire anche Kubernetes, quindi infrastruttura alla base. Vedo in chat Paolo che aggiunge un vantaggio che aggiungo, non ci sono costi per il control plane, che non c'è. Esatto, non c'è. Sì, si pagano soltanto i nostri task running. Infatti. Senti, visto che parli di backstage, che ormai sei un backstage master, no? Se parliamo di backstage all'interno di un'azienda, se volessimo fare una stima di quanto tempo e quante persone servono, tu cosa mi dici? Beh, ottima domanda. Allora, io ho seguito dei talk fatti dal team interno di Spotify su backstage. Loro stessi consigliano di avere almeno una risorsa, una persona che si occupi della manutenzione backstage, perché comunque richiede tempo. Una cosa bella però è che, come dicevo prima, più o meno tutti, se hanno competenze del mondo JavaScript, possono contribuire alla piattaforma e soprattutto possono contribuire allo sviluppo dei template. Perché ovviamente con backstage è possibile creare qualsiasi tipo di template e ogni team può mettere a disposizione se compete per creare dei template diversi da riutilizzare. Chiaro. Ma è template per qualsiasi tipo di linguaggio, framework? Sì, assolutamente.
Da questo punto di vista, backstage è agnostico. Il template lo definisci, l'entità template backstage lo definisci un file YAML, dove definisci quel form che abbiamo visto prima, che è completamente configurabile, e definisci poi gli step di creazione dell'entità nuova. Però, al di là di quello, il codice contenuto del template può essere di qualsiasi tipo. Non, backstage non mette assolutamente limiti in questo. Ok. Backstage, ho visto che tra l'altro è stato rilasciato in 1.0, in stable, da poco, no? Ormai il progetto... Sì, da qualche mese, sì. Sì, sì, ormai un progetto maturo. Ha comunque una release, ha comunque delle release molto, molto corpose. Ogni release introduco sempre nuove funzionalità, perché il progetto è molto attivo. Ha ricevuto veramente tanto interesse da parte della community degli sviluppatori. Quindi ci sono sempre nuove funzionalità e soprattutto ci sono anche tanti nuovi plugin. Perché una cosa che non ho menzionato è che Backstage ha un marketplace di plugin che ti permettono di aggiungere nuove funzionalità ai tuoi componenti, cioè alla tua istanza di Backstage. Per esempio, c'è un plugin che permette di vedere le GitHub action, quindi workflow, di un repository. Quindi all'interno del Backstage posso vedere se il deploy di un servizio è andato a buon fine o meno. Posso anche rilanciare di workflow se dovesse servire. Ma scusa, visto che ci sono tutti questi update, ma ci sono breaking change tra gli update? Ci sono magari piani di LTS? Allora, prima della 1.0 ogni aggiornamento aveva le breaking changes. Diciamo che fino all'anno scorso era molto complicato stare dietro agli aggiornamenti di Backstage. Però da quando è uscita la 1.0 la situazione è molto più gestibile. Tra l'altro, vista la complessità dell'aggiornamento, il team Spotify ha creato un upgrade helper che ti aiuta a vedere tutte le modifiche da applicare in caso di aggiornamenti. Quindi dalla versione iniziale a cui sei alla versione a cui vuoi aggiornare, certo, hai tutta la serie, tutta la lista di modifiche che devi applicare. Ma rischi anche di perdere magari la compatibilità con certi plugin o certi template? In alcuni casi potresti, sì. A me in realtà non è mai capitato finora, perché anche chi sviluppa plugin è molto attento a tenere allineato il plugin con l'ultima versione di Backstage, però potrebbe capitare, perché comunque i plugin sono pubblici, ma non sono sviluppati soltanto da Spotify. Ci sono un sacco di aziende che hanno messo a disposizione i propri plugin, quindi poi sta a chi sviluppa il plugin mantenerlo e renderlo compatibile con le ultime versioni. Chiaro. Senti, invece una domanda dalla chat che torna a ECS Fargate. Cosa manca rispetto a un Kubernetes vero? L'attached storage, tra le altre cose, chiede. Sì, manca. Allora, in realtà con ECS puoi fare... Cioè, allora, in base alla mia esperienza nell'utilizzo reale tutti i giorni, non manca niente per poter sviluppare le applicazioni complete basate su container. È ovvio che Kubernetes ti dà a disposizione, cioè ti permette di gestire l'intera infrastruttura, quindi hai delle funzionalità in più, hai accesso proprio all'infrastruttura di base che sta dietro la tua applicazione, mentre con ECS, essendo un servizio gestito, no? Quindi alcune cose potrebbero mancare, però diciamo che nel caso di applicazioni magari nuove, nuovi progetti che devono partire, in cui non si hanno delle specifiche esigenze, e secondo me è molto comodo ECS. Ok, ma secondo te ci sono dei gap considerevoli tra una soluzione e l'altra? Ci sono delle distanze notevoli? Ma guarda, secondo me no. Ripeto, allora, in realtà negli ultimi periodi non ho più avuto modo di lavorare ad applicazioni basate su Kubernetes, quindi un confronto preciso ad oggi non riesco a farlo, però da quello che ho visto non ci sono dei gap considerevoli. Ok, beh, ragazzi, Francesco probabilmente rimarrà in chat per un po', quindi se volete fargli ancora domande lo trovate lì. Grazie intanto per il tuo talk, complimenti e alla prossima. Grazie. Ti saluto. Grazie, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.